Tra gli eventi più traumatici della nostra vita c'è sicuramente la morte di un genitore. Anche se siamo adulti, anche se abbiamo dei genitori che sono malati, che sappiamo che stanno per andare via, ogni volta ci coglie impreparati. La morte di un genitore è qualcosa che ci sconvolge perché sono le persone che hanno donato a noi la vita e sono le persone alle quali siamo maggiormente grati e siamo maggiormente legati. Siamo legati nel bene e nel male ai nostri genitori, perché se le cose tra noi e loro sono andate bene, anche l'elaborazione del lutto, per quanto dolorosa, sarà più facile. Viceversa, se con un genitore abbiamo delle questioni in sospeso, delle cose non dette, oppure abbiamo un po' di rancore nei suoi confronti, l'elaborazione del lutto potrebbe essere più lunga e più difficile. In linea di massima, ricordati che elaborare il lutto vuol dire in qualche modo setacciare quella che è stata l'esperienza e la relazione con questa persona. Setacciare vuol dire che possiamo tenerci le pepite d'oro, quello che di buono i nostri genitori ci hanno lasciato è lasciare andare via tutte le loro imperfezioni, tutte le piccole e grandi ferite che ci hanno procurato. E per quanto non sia semplice, è possibile favorire e facilitare l'elaborazione del lutto dopo la morte di un genitore. Voglio provare a darti qui tre piccoli suggerimenti per facilitare le cose. Primo, concediti il dolore. Quante volte, magari ai funerali oppure successivamente alla morte di qualcuno, si dice: ecco, quella è una persona forte perché non ha versato neppure una lacrima. In realtà non è così. Se noi ci diamo la possibilità di concederci il dolore, se gli diamo il giusto spazio, paradossalmente questo andrà via prima. È un po' come l'acqua, che se è troppo stagnante diventa putrida, ma possiamo lasciarla fluire e diventare qualcos'altro. Quindi prenditi del tempo per il tuo dolore, lascia che le lacrime scorrano giù copiose, non bloccare il lutto. 2. Circoscrivi il lutto. È utile dare spazio al tuo dolore e è anche utile dargli un confine. Ad esempio, può essere utile in tanti casi concedersi un'ora al giorno da dedicare all'elaborazione del lutto. Un'ora prestabilita all'interno della quale puoi piangere, puoi scrivere, facilitando in questo modo il processo di elaborazione. È soprattutto la scrittura che ti aiuta moltissimo a integrare le emozioni con la parte razionale. Terzo, recupera gli aspetti positivi. Per quanto la relazione con tuo padre, con tua madre sia stata in alcuni casi negativa, puoi cercare di prenderti le pepite d'oro che sicuramente lì ci sono. Quindi cerca di recuperare tutto ciò che di buono ti hanno lasciato. In particolare sto parlando dei valori, di quello che loro ti hanno trasmesso in quanto persona. I valori che ti hanno passato, i momenti belli trascorsi insieme, sono quello che è utile che tu ti tenga per lasciare andare tutto il resto. Se ci sono altre strategie che vuoi aggiungere rispetto a queste tre che ho suggerito, puoi farlo qui nei commenti e puoi taggare un amico o condividere questo video con una persona cara che sta attraversando un momento difficile. E ricordati che l'amore di un genitore è impresso per sempre nel cuore di un figlio. Ciao e buona vita!